Mister, allora, dopo il 5-1 di domenica scorsa c'è voglia di riscatto, una trasferta abbastanza difficile su un campo brutto, perché anche lì le condizioni saranno complicate. Cosa ti aspetti dalla squadra? Vabbè, intanto martedì ci siamo ritrovati e abbiamo commentato questo risultato sicuramente brutto da parte di tutti noi. Quindi abbiamo lavorato tutta la settimana, ma abbiamo lavorato soprattutto sulla testa, no? Perché poi quando prendi queste sconfitte sonore, soprattutto in casa, davanti al tuo pubblico, devi lavorare tutto, alla fine a livello di testa. I ragazzi hanno risposto bene tutta la settimana, si sono allenati bene, nonostante tutti i problemi che ci sono, perché siamo qua a lavorare, siamo qua a cercare di fare delle cose importanti, perché poi dopo alla fine è una squadra che fino adesso, a parte il 5-1 di domenica, ha sempre onorato la maglietta ogni volta che ha giocato. Domenica andiamo a giocare contro una squadra che ha 3 punti sotto di noi, quindi è una partita difficilissima. Chi sogna i playoff deve tornare con i piedini per terra e deve capire che questa squadra è una squadra molto giovane, molto, forse la squadra più giovane che si è vista a Savona negli ultimi 50 anni. E quindi dobbiamo cercare di fare risultato con quelli che abbiamo. È andato via anche Bodo, che è un altro vecchio, che magari nelle difficoltà in qualche partita ci ha dato una mano, però ha fatto una scelta anche lui di andare via come gli altri, e quindi noi dobbiamo guardare solamente avanti per il bene della squadra. Andremo a vendere cara la pelle perché siamo carichi e abbiamo la rabbia giusta per cercare di fare un risultato importante. È normale che rispetto alla settimana scorsa è cambiato l'umore, soprattutto a livello anche dei tifosi, perché noi abbiamo fatto una prestazione sotto le nostre, lo standard della squadra, e quindi dobbiamo riscattarci subito e al 100%. Dobbiamo giocare col coltello fra i denti, col carattere, con la voglia che ci ha contraddistinto dal mio arrivo fino alla partita di domenica. Quindi sicuramente andremo in campo per riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa. Rientro dalla squalifica Albani, altri dubbi di formazione? Rientra Albani, che è un giocatore che quando non c'è si sente. Sai, purtroppo noi in questo momento abbiamo 12-13 giocatori importanti, che sono quelli che fino adesso hanno tirato la carretta. Poi ci sono dei giocatori giovani che devono crescere, abbiamo tanti 2002, tanti 2001, tanti 2000. Quindi sono andati via tanti vecchi, chi perché magari voleva andare via, chi magari ha chiesto di andare via, chi magari non rientrava nel mio modo di vedere il calcio, però la società sa che deve andare sul mercato e deve prendere due o tre giocatori importanti, perché il giorno di ritorno è un giorno difficile. Io l'ho ribadito al direttore sportivo, la società sa tutto, e quindi bisogna mettere tre pezzi di categoria, tre pezzi importanti. Quindi io spero che il direttore faccia il miracolo, perché qua si parla di miracoli, e speriamo che ci dia una mano, perché il campionato è lungo, è tosto, e abbiamo bisogno di qualcuno che ci venga a dare una mano, oltre a quelli che abbiamo. Brignone, Dinane, Stronati, D'Ambrosio sono un po' quelli gli unici due dubbi che puoi avere, perché poi per il resto la formazione è fatta. Sì. Diciamo che 11-12 sono sempre là. Io penso che la formazione in questo Savona, da quando sono arrivato, non la posso sbagliare, perché alla fine i 13-14 sono quelli là. Quindi alla fine, se non gioca Dinane, gioca Brignone; se non gioca D'Ambrosio, gioca Stornati. Quindi cercheremo di mettere in campo la formazione migliore per cercare di fare un risultato importante, anche perché bisogna cambiare subito registro.